Una Mauritania ancora alle prove tecniche di democrazia si prepara alla vittoria a mani basse del presidente in carica, già autore di 2 colpi di Stato. 4 i candidati che, sulla carta, da sabato sfideranno Mohamed Ould Abdelaziz alle urne. L'appello al boicottaggio con cui l'opposizione mira a denunciare i metodi del governo riducono però ulteriormente le già irrisorie possibilità di sorprese. Alle critiche, il generale presidente ha risposto assicurando dal palco del suo ultimo comizio che è stata istituita una commissione elettorale indipendente e questo, ha aggiunto, perché crediamo nella democrazia. Il colpo di Stato a cui ha partecipato nel 2005 e quello che l'ha portato alla presidenza 3 anni dopo autorizzano qualche dubbio, ma non tra i suoi sostenitori. Ha fatto molto per il paese, dice una donna, ed è per questo che non solo siamo con lui, ma invitiamo tutti a votarlo. Agli antipodi la posizione dei principali partiti d'opposizione, islamisti e progressisti, che parlano di farsa. Questa campagna per il boicottaggio è contro il regime mauritano e risponde alle aspirazioni del nostro popolo in materia di democratizzazione, giustizia e sviluppo. Tra le ultime accuse mosse al presidente Abdelaziz, quella di aver finanziato la propria campagna con il denaro pubblico. Queste elezioni ricordano quelle di recente svoltesi in diversi paesi arabi, conclude l'inviato di Euronews. Un'opposizione che invita al boicottaggio, avversari deboli e un presidente proveniente dall'esercito che si avvia a succedere a se stesso.